Quando i coniugi Visintin Resinovic si erano congedati al termine della cena, Sebastiano, nel corridoio di casa, aveva inserito nella borsa della moglie un coltello. Quindi Micaela, un'amica di Liliana, aveva presunto che la borsa potesse essere rettangolare. In merito a questo particolare, Gabriella Micheli ha dichiarato di averne parlato con Visintin, dicendogli di aver saputo che alla cena del 13 dicembre lui aveva messo un coltello nella borsa di Liliana. L'uomo, come di consueto, non le aveva risposto. Questa è una notazione redatta dagli investigatori di Trieste, inclusa nel dettagliato dossier che documenta l'intera indagine sulla morte di Liliana Resinovic. La pensionata era scomparsa il 14 dicembre 2021, per poi essere rinvenuta senza vita il 5 gennaio 2022 in un boschetto, nascosta all'interno di due sacchi. Attualmente è in corso una nuova autopsia finalizzata a fornire chiarezza sulla causa della sua morte, determinando se si tratti di omicidio o suicidio. La questione del coltello è strettamente legata alle attività di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana, e di conseguenza al suo alibi. Visintin dichiarò di aver affilato lame in un laboratorio a Trieste proprio nel momento in cui sua moglie sparì. Le sue affermazioni non sono state confermate poiché nessuno lo ha visto nel luogo indicato e soprattutto il suo telefono risultava disconnesso. Approfondiremo questi dettagli più avanti. Risalendo all'annotazione, tra le righe emerge un elemento finora sconosciuto ma rilevante. Si riferisce alla serata precedente alla scomparsa, ovvero il 13 dicembre 2021. In quella data Liliana e suo marito avevano partecipato a una cena da amici. Nei giorni successivi, preoccupata per la sorte di Liliana, Gabriella Micheli, vicina di casa della pensionata, interrogò le amiche presenti alla cena chiedendo se ricordassero i dettagli del suo abbigliamento e la borsa che aveva con sé quella sera. Riguardo alla borsa, una delle amiche ricordò che era abbastanza capiente da ospitare un grosso coltello inserito dal marito prima di lasciare il luogo. Una situazione inusuale, ma come già accennato, vi è una spiegazione. Sebastiano integra il suo reddito pensionistico svolgendo l'attività di affilatore di coltelli. La mattina in cui sua moglie scomparve, si trovava per Trieste a ritirare e consegnare coltelli presso mercati e pescherie. Tornando all'argomento della borsa, dopo aver appreso della vicenda del coltello, Gabriella Micheli interrogò Sebastiano, cercando una spiegazione più approfondita e comprensibile per il suo comportamento. Come riportato dagli investigatori, l'uomo non fornì alcuna risposta alle sue domande. Non è chiaro se la borsa in questione fosse quella abitualmente utilizzata da Liliana, di colore chiaro, o se fosse quella nera ritrovata il 5 gennaio nel bosco insieme al cadavere. Quest'ultima conteneva una bottiglietta d'acqua, un paio di occhiali e un mazzo di chiavi di casa, anche se non le chiavi principali, bensì quelle di riserva. Le chiavi che la pensionata utilizzava quotidianamente, riconoscibili grazie a un portachiavi a forma di L, non sono mai state recuperate. La borsa chiara invece rimaneva nell'appartamento contenente documenti, il Green Pass e alcuni effetti personali di Liliana. La mancanza di una spiegazione coerente da parte di Visintin su questo dettaglio cruciale solleva interrogativi. Il fatto che non abbia risposto, o addirittura che non abbia saputo dare una spiegazione, è ancora più sorprendente. Inoltre, la tendenza di Visintin a cambiare versione e a soffrire di frequenti amnesie è stata precedentemente osservata, come indicato dal fratello di Liliana, Sergio Resinovic, che si è apertamente scagliato contro di lui. Sebastiano ha detto bugie a noi e agli inquirenti. Il riferimento coinvolge anche la questione dei telefoni, un aspetto strettamente correlato al suo alibi, al quale giungeremo a breve. Iniziamo con i telefoni di Liliana, lasciati a casa prima della sua scomparsa definitiva. In merito, Sebastiano ha ricordato che alle 14.56 del 14 dicembre uno dei due cellulari di sua moglie squillò. Egli rispose, ma al posto di una voce udì qualcuno ansimare per circa 10 secondi. Successivamente il marito affermò di aver bloccato immediatamente il numero, impedendo a quell'utente di richiamare o inviare messaggi. Ha spiegato di aver preso questa decisione perché Liliana gli aveva confidato di ricevere telefonate anonime. A chiamare, però, non era un anonimo, bensì Claudio Sterpin, l'amante di Liliana.
Sterpin, preoccupato per l'assenza di notizie dalla mattina, aveva cercato di contattare Liliana, con cui aveva un appuntamento. Sterpin ha chiarito di non aver ansimato, ma di essere rimasto in silenzio, spiazzato dall'udire la voce del marito di Lily, anziché quella della donna. Curiosamente il numero di Sterpin non era memorizzato nel telefono di Liliana. Sebastiano ha fornito un'informazione erronea o forse confusa. Non ha bloccato il numero di Sterpin subito dopo la chiamata, bensì più tardi quella sera, poco prima di recarsi in questura per denunciare la scomparsa della moglie. Inoltre, nei giorni successivi, ha sbloccato nuovamente il numero. La discrepanza tra la versione di Sebastiano e la tempistica effettiva solleva interrogativi. Se realmente non sapeva che chi chiamava era Sterpin, perché non ha segnalato immediatamente alla polizia la circostanza della telefonata anonima con una voce ansimante? Sergio, fratello di Liliana, ha la sua teoria su questa vicenda. Sebastiano sapeva di Claudio, il quale non ha ansimato ma è rimasto in silenzio. Era preoccupato per la scomparsa di mia sorella, il marito invece no. Perché? C'è un ulteriore particolare che presenta incongruenze nella questione dei telefoni. Sebastiano ha affermato di essersi accorto solo nel tardo pomeriggio che i cellulari della moglie erano in casa, nonostante avesse precedentemente dichiarato di aver risposto a uno dei due alle 14:56, ossia nel primo pomeriggio. La situazione più singolare e finora inedita riguarda il magazzino laboratorio menzionato in precedenza. Come forse ricorderete, Visentin non menzionò immediatamente l'esistenza di questo luogo, rivelando l'informazione solo in un secondo momento, quando venne pressato dagli investigatori che avevano condotto verifiche. Secondo la sua versione, trascorse 3 ore in quel magazzino la mattina del 14 dicembre, subito dopo aver concluso la sua distribuzione nei negozi. Queste sono proprio le ore in cui sua moglie scomparve. Durante quel periodo, il suo cellulare non registrò alcuna attività, come se fosse stato spento. Visentin cercò di giustificarsi sostenendo che in alcune zone del magazzino non c'era campo, cioè il cellulare non prendeva, come comunemente si afferma. Anche su questo punto il cognato ha smentito la sua versione. Sergio ha dichiarato che in realtà il cellulare di Sebastiano aveva copertura nel magazzino, contraddicendo l'argomentazione del marito di Liliana. Queste discrepanze nel racconto di Sebastiano sollevano ulteriori interrogativi sulla sua versione degli eventi. La scoperta tardiva dei cellulari in casa, combinata con il fatto che il cellulare di Sebastiano sembrava inattivo nel magazzino durante il periodo critico, aggiunge una complessità ulteriore alla vicenda. La precisa sequenza degli avvenimenti e le spiegazioni fornite da Visentin risultano essere elementi fondamentali che necessitano di ulteriori approfondimenti. È capitato che anche io andassi in quel magazzino. Poteva succedere che il cellulare non prendesse per un attimo, ma non per 3 ore. Invece il suo cellulare non ha registrato attività, nemmeno una, era proprio spento. Sebastiano non si è collegato alle chat, ai social, non ha fatto chiamate, niente di niente. A volte anche mia sorella andava con lui in laboratorio e se io la chiamavo lei mi rispondeva sempre. È interessante notare che solo quella mattina il cellulare di Visentin sembrava non aver funzionato nel magazzino. Non emergono infatti altre occasioni in cui il telefono è rimasto inattivo mentre egli era presente in quel luogo. Questo aspetto solleva interrogativi, poiché sembra essere un'eccezione piuttosto insolita rispetto al normale funzionamento del dispositivo. In aggiunta, vi è la questione del rapporto coniugale apparentemente sereno. Sebastiano insiste sul fatto che tutto andava bene con sua moglie e non c'erano tensioni. I loro amici, gli stessi che li avevano accompagnati a cena il 13 dicembre, hanno narrato di un'atmosfera tesa all'interno della coppia. Quella sera, marito e moglie avevano litigato a proposito di un cellulare del valore di 1.200 euro che Sebastiano intendeva regalare alla nipote. L'atteggiamento di Sebastiano è stato costantemente ambiguo in merito a questa situazione. Sergio non usa mezzi termini nel manifestare la sua opinione a riguardo. All'inizio ho sospettato di tutti. Pian piano mi sono schiarito le idee e ho potuto verificare chi dice la verità e chi mente. Pochi giorni dopo la scomparsa di mia sorella, Sebastiano mi ha detto
come faccio a vivere con 560 euro di pensione? A nostra cugina Silvia ha detto che bisognava aspettare 10 anni per dichiarare la morte presunta. Il marito si trovava nell'incertezza della scomparsa della moglie e simultaneamente preoccupato per le questioni finanziarie legate alla pensione. Sergio non accetta l'ipotesi del suicidio, sostenendo che Liliana non aveva mai manifestato un disagio così profondo da portarla a compiere un gesto estremo. L'ultima attività online di Liliana riguardava la consultazione delle previsioni meteorologiche, mentre nei giorni precedenti alla sua scomparsa aveva esplorato siti di annunci immobiliari e viaggi. Secondo Claudio Sterpin, Liliana stava cercando una nuova casa per il marito, suggerendo che stesse pianificando di separarsi e andare a vivere con Sterpin. Sergio aggiunge: «Mia sorella si stava preparando per Natale. Agli inizi di dicembre era andata dal parrucchiere e voleva organizzarsi per Capodanno. A marzo voleva andare a Londra con mia figlia. Aveva progetti e un futuro tutto da delineare. Ora non ci resta che attendere i risultati dell'autopsia. Potrebbero rivelarsi sorprendenti».